Ma in collegio le bravate della notte si pagano al mattino. Io non capisco, il cibo dove sta? Cioè, ma io non ho capito. Allora, un attimo di attenzione. Mi fate la cortesia di alzarvi in piedi? A me sembra che qui a tavola manchi qualcosa. Qualcuno può dirmi cos'è che non vede? Il mangiare. Ma come mai? Allora, chi ha preso i biscotti? La domanda è chiara. Chi ha preso i biscotti? Prendere i biscotti siamo andati in quattro. Eravamo io, Mattias, Evan e Michael. Tutti insieme? Tutti insieme. Tutti insieme? Sì. Se ci chiedono chi è stato qualcosa, come sempre, hashtag tutti insieme. Perché siamo una squadra, ci abbiamo tutti la colpa. Tutti? Sì. Benissimo. Vuol dire che nessuno farà colazione. È semplice. Certo. Allora, rimettere le sedie e andiamo. No, grazie. Di bello, ma che è sta roba? Cioè, io le punizioni mi devo prendere, chi fa le cose se via. I biscotti, cioè, io non li ho presi dalla cucina. Non la capisco, prima magna e poi si prende. È come il coccodrillo che magna e piange. Cioè, non so. No, magna e scorda. No, piange. C'è la sindrome del mangiare, abbuffarsi e dimenticare. Non lo so chi è stato, non lo so. Tanto se hanno detto tutti insieme, nessuno fa colazione, non è che io mi metto a mangiare, cioè. Però loro me l'hanno offerti e io ho preso. Io voglio dire una cosa, comunque, chi li ha presi per tutti, quindi secondo me tutti ci dobbiamo prendere la responsabilità. Che vuol dire? Cioè, sono andati e noi non dobbiamo. Le regole del collegio sono rigide e molto chiare. Un furto non può essere tollerato. Chi è stato stanotte a rubare i biscotti che erano per tutti? Tutti insieme. Tutti insieme. Tutti insieme. Se i colpevoli non si fanno avanti, andrete tutti in punizione. Io volevo dire che io davvero non so chi sia stato. Io mi sto facendo la doccia. È venuta a fare la moralista dicendo no, dobbiamo darci la colpa a tutti. Poi è arrivata lì e subito ha cambiato idea. Quando sono scesi a prendere i biscotti, quante femmine si erano con lei in camera? Ma eravamo tutte lì ancora. Alcune che facevano la doccia, alcune che parlavano sui letti. Bene, allora abbiamo capito che sono stati i maschi. Se non dovevo dirlo. Ma sei scema? Comunque, siamo un gruppo, non puoi far così. Io voglio sapere chi fisicamente è andato a prendere i biscotti. Tutti insieme. Tutti insieme. La verità, siamo andati tutti. Signor Carrozzo, lei è andato? Non lo so. Non lo sa. Ero ubriaco. Ero ubriaco. Voglio un sì o un no? No, non sono andato a prenderli. Non è andato a prenderli. Senza pudore. Infame è colui che fa le cose, si tira indietro e fa i nomi. Meschino invece è colui che ha fatto una cosa e poi si tira indietro. Ci sposti con le ragazze. Mi dà fastidio il fatto che so chi sono stati e io debba prendere colpe di altri quando nessuno si è mai preso colpe mia. Qualche d'un altro non è andato stanotte a rubare i biscotti? Io dopo questa infamata William non lo coprirò più, come penso che tutto il resto del mio gruppo non lo coprirà più. Signor Frigerio, lei è andato a rubare i biscotti? Sì o no? Cosa faccio? Lo prendo come un no, si metta di là. Vada, su. Ma poi si assumono loro. Si metta di là. Vada, veloce. Signor Tosi, lei è andato sì o no? No, non è stato. No. Tutti insieme sulla via dell'abbandono. Io alzo le mani. Signor Gumiero, lei? No. Bene. William e gli altri secondo me si sono comportati male, perché comunque hanno detto sì, facciamo tutte le cose insieme e poi mo a un certo punto se ne escono, no, io non ho fatto niente, decidetevi, o così, cioè. Signor May, anche lei è andato a prendere i biscotti? Sì, perché tenevo fame, quindi sono andato pure io. Youssef, molto onestamente, si è messo in mezzo perché ha mangiato, non si è tirato indietro e quindi non è stato meschino.